Magenta e Ardor Lazzate chiudono i playoff del girone A con l'obiettivo di accedere alla fase nazionale per salutare l'eccellenza e passare in Serie D. Un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, parte meglio il Magenta con la bella giocata di Gatti sulla sinistra, palla a rimorchio per lo Monaco, sinistro deviato da De Toni in fallo laterale, ancora Magenta a spingere, dopo 3 minuti chance gigante per Avinci, sciupata con un colpo di testa debole centrale, avrebbe potuto fare molto meglio il numero 9 del Magenta. La risposta dell'Ardor in questa discesa di Guanzironi con lo scarico per Fogal. Ortolani allontana nei pressi della linea di porta. Nel primo tempo meglio l'Ardor, anche se a livello di occasione il Magenta a sfiorare il gol. Qui Ortolani manda alto da pochi passi. Nella ripresa parte forte la formazione di Fedele con lo stacco di Marioli che termina lato, poi il vantaggio del Magenta su una giocata perfetta da parte di tutta la squadra di Lorenzi in verticale, poi però Avinci si accende così, tacco geniale per il rimorchio di Lo Monaco, sinistro chirurgico del 10 di casa, 1-0 per la formazione di Lorenzi. Come si trovano quei due là davanti, Avinci col tacco, Lo Monaco a fare gol, il Magenta crede nella possibilità di chiudere subito la partita, colpo di testa di Nossa fuori, la risposta dell'Ardor è in questo destro di Marioli, troppo dritto per dritto, palla larga alla destra di Tagliento, poi arriva il gol del raddoppio al 69esimo, Cominetti, gran giocata su Zefi, cross perfetto su Avinci, colpo di testa perfetto del numero 9, pallone che supera la linea di porta nonostante l'intervento di De Toni, 2-0 e gara in archivio per il Magenta. All'Ardor servono di fatto 3 gol negli ultimi 20 minuti per ribaltare la situazione, ci prova comunque la formazione ospite qui con Guanzironi che per poco non sorprende Tagliento, pallone deviato dal portiere ex Giana e Novara. Dalla parte opposta però Avinci oggi superlativo, apertura su Grillo, pallone perfetto per il 7, miracolo di De Toni in uscita a dire no al centrocampista, classe 2005. L'Ardor all'improvviso così rientra in partita al 79esimo, Silla punta Decio, lo ubriaca di finte, cross deviato da Tagliento sulla testa di Gian Gaspero che fa 2-1. L'Ardor con un quarto d'ora circa a disposizione e 2 gol da segnare, prova in tutti i modi a mettere in difficoltà la retroguardia di casa. Qui arriva la palla a Guanzironi, cross per Duchini di testa, pallone che fa la barba al palo a un passo dal 2-2 i ragazzi di Fedele, il Magenta ormai agisce soltanto in contropiede, Avinci di testa per Cominetti, opla, dribbling secco su Marioli, va dentro l'area di rigore l'ex club Milano. Poi il tiro con l'esterno del destro è bloccato da De Toni, l'ultimo ad arrendersi è, manco a dirlo, Gian Gaspero che qui allarga bene sulla sinistra per Silla, doppio passo, poi cross a rimorchio per Deodato, palla alta sopra la traversa, è l'ultima emozione di una partita che consegna al Magenta gli spareggi nazionali per andare in Serie D, onore e merito all'Ardor, al Plodari finisce 2-1.